la presenza di chirotteri, di pipistrelli, appunto, viene monitorata attraverso particolari tecniche e particolari strumenti. Per esempio il bat detector, che è uno strumento che permette di rendere udibili gli ultrasuoni dei pipistrelli. I pipistrelli emettono ultrasuoni per orientarsi durante la notte e anche per cacciare. Alcuni suoni sono anche utilizzati per la comunicazione sociale e vengono chiamati social calls. Tra le mie mani vedete uno strumento che è utile per rilevare la presenza di pipistrelli nei loro ambienti. È chiamato bat detector, ovvero un semplice rilevatore di ultrasuoni. Questo strumento, appunto, è in grado di convertire gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli in suoni udibili. E in questo modo noi ricercatori possiamo studiare le popolazioni dei pipistrelli in natura. E quindi tramite questo monitoraggio bioacustico si riescono a rintracciare le specie presenti nell'area. Chiaramente confrontando i dati che noi abbiamo raccolto prima dell'inizio delle attività con quelli successivi al posizionamento delle bat box e del bat roost, ci renderemo conto se questa attività ha avuto successo, sta avendo successo oppure no. Allora, la funzione del bat roost è di ospitare grandi colonie di pipistrelli. Ovviamente questo è un bat roost molto caldo, quindi un ambiente che ospiterebbe più colonie estive, quindi colonie generalmente colonie riproduttive utilizzato quindi per la riproduzione. È ovvio che è stato realizzato da poco, quindi ancora per il momento non è colonizzato dai pipistrelli, però in futuro sarà sicuramente utilizzato. Durante le operazioni di monitoraggio si fanno dei perlustramenti periodici per controllare la presenza dei chirotteri e ovviamente all'interno sia dei bat roost che delle bat box. Quindi l'ispezione o tramite una telecamera o una luce all'interno della bat box, un po' come sto facendo io, oppure praticamente si apre proprio la bat box per controllare l'interno. Chiaramente nella maggior parte dei casi si trovano altri tipi di animali, almeno all'inizio del monitoraggio, perché i pipistrelli ci impiegano un bel po' di tempo per colonizzare le bat box. Un'altra delle attività di monitoraggio per verificare la presenza dei pipistrelli e quindi il successo delle azioni previste per la loro conservazione nell'ambito del progetto LIFE riguarda l'ispezione delle bat box che sono state posizionate nel parco. Sono state posizionate 500 bat box, di queste un campione significativo, quindi circa il 20%, verranno monitorate durante l'anno. Sulla volta hai visto bene? Non c'è... Sì, c'è solo un vecchio favo di calabrone. E quindi verrà fatta un'ispezione interna per verificare se sono presenti in quel momento dei pipistrelli oppure se è stata utilizzata dai pipistrelli durante il periodo precedente. Qui penso che ci sia qualcosa di interessante. Ghiro. Stamattina abbiamo potuto osservare la presenza del ghiro. E questa è una sorpresa e un risvolto molto interessante di questa attività di conservazione, perché dimostra l'utilità di questi rifugi anche per altre specie importanti, appunto come il ghiro e anche il moscardino. Il ghiro è una presenza importante qui perché questo bosco è molto isolato, è quello che resta di un bosco molto più ampio che secoli fa ricopriva tutto il tavoliere. Questa popolazione di ghiro è sicuramente discendente da quelle che vivevano secoli fa in questo grande bosco e che ora sono qui confinate, però comunque riescono a vivere e a prosperare. Perché è importante tutelare i pipistrelli e far sì che ritornino nel parco del Bosco nell'Incoronata? I pipistrelli sono delle specie molto importanti per l'ecosistema in quanto garantiscono l'equilibrio
delle prede, e che sono le loro prede preferite sono appunto gli insetti. Molti degli insetti che, diciamo, sono anche fastidiosi come le zanzare o anche dannosi per l'agricoltura, e sono proprio predati questi insetti notturni dai pipistrelli. E queste attività di conservazione prevista nell'ambito del progetto LIFE riguarda in particolare le specie di pipistrelli forestali. Quindi le bat box vengono posizionate all'interno del bosco perché? Perché la gestione forestale che c'è stata negli ultimi decenni ha ingiovanito moltissimo le foreste. Questo comporta una diminuzione notevole di anfratti, di rifugi che i pipistrelli possono trovare all'interno delle foreste. Quindi nel frattempo che tramite anche grazie alle attività previste nel progetto sul miglioramento del bosco planiziale si possa riformare una foresta con queste caratteristiche, sono state posizionate queste 500 bat box che serviranno appunto per far ritornare i pipistrelli in questo parco. Nell'ambito di questo progetto mi sono occupato dello studio della flora e della vegetazione del parco. Studio molto interessante perché ha permesso di censire circa 600 specie che vivono in questa piccola zona del tavoliere, che rappresenta appunto uno degli hotspot, dei punti più interessanti, più ricchi di biodiversità, nonché testimonianza di ciò che poteva essere il tavoliere molti secoli fa. Il censimento floristico essenzialmente si basava sul seguire dei percorsi prestabiliti denominati transetti, in cui io andavo a raccogliere e poi successivamente a determinare con manuali specifici la vegetazione, e in questo modo io creavo un elenco di tutte le specie esistenti nel parco. Il progetto LIFE Bosco Incoronata è un impegno verso le generazioni future, perché possano godere del bosco in tutta la sua purezza, affinché il loro sguardo sia pieno di gratitudine verso chi ha saputo custodire e recuperare questo meraviglioso scrigno della natura.